Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo insieme di che cosa sono i ponti termici, quali sono le metodologie corrette per calcolare questi ponti termici e cosa vuol dire andare a correggere o non correggere questi ponti termici. Prima di proseguire però ti chiedo di iscriverti al canale e di attivare la campanellina. Per te è totalmente gratuito, per noi è molto importante per crescere e poterti portare contenuti sempre nuovi e interessanti. Quasi sempre i certificatori energetici e anche chi fa poi successivamente delle leggi 10 ha il dubbio di quali ponti termici deve inserire, deve inserirli tutti oppure ne può inserire solamente alcuni, deve calcolarli obbligatoriamente ad elementi finiti e quindi questo vuol dire anche comprare eventualmente dei moduli ad hoc, delle software house che svolgono questa funzione oppure possono usare i classici abaci che molte software house forniscono già integrate nel modulo per la certificazione e in quello della legge 10. Beh, proviamo a rispondere un po' a tutte queste domande. Allora, per prima cosa sono i ponti termici? Qui ti ho messo in questa slide un edificio per farti vedere quali possono essere in generale i ponti termici che dovrai andare ad affrontare. Puoi vedere l'immagine, ci sono i ponti termici dei pilastri, i ponti termici delle finestre, i ponti termici delle coperture, puoi avere poi un solaio su ambiente non riscaldato, oppure una copertura su ambiente non riscaldato, un solaio magari su un piano aperto all'interno di un condominio che è l'androne d'ingresso, un balcone, un divisorio interno. Insomma, la tipologia dei ponti termici è davvero molto molto ampia. E ogni ponte termico cambia a seconda delle stratigrafie, delle strutture che compongono quel determinato ponte termico. Infatti, se hai lo stesso ponte termico, ma le strutture che vanno a comporre quel determinato ponte termico sono differenti, significa dover calcolare due volte quel ponte termico, perché ovviamente cambiando le stratigrafie delle strutture cambia anche il valore psi che poi va a caratterizzare quel ponte termico. E all'interno di questa slide ti ho inserito anche alcune strutture, per esempio ti ho fatto vedere una struttura dove c'è un isolante che corre internamente tra la parete esterna, o meglio lo strato interno ed esterno che compongono la stratigrafia della parete esterna, ma potrebbe essere interrotto da un pilastro, magari in angolo una struttura di questo tipo, ed ecco che in quel caso si crea un ponte termico differente da un angolo dove invece si ha la continuità dell'isolante. L'isolante poi può essere interno, esterno, magari l'isolante esterno su un pilastro va a correggere quel ponte termico e quindi ad abbassare in modo sensibile lo psi, che è caratteristico di quel ponte termico. Un isolante interno magari può dare differenti valori di psi rispetto ad un esterno. Insomma, sono moltissime le cose da considerare quando devi calcolare un ponte termico. La prima cosa che voglio dirti è che cos'è in effetti un ponte termico. Il ponte termico non è altro che una zona locale dell'involucro termico in cui si manifesta una discontinuità e questo crea una differenza di flusso tra quello che è l'interno e l'esterno. Come si può calcolare questo ponte termico? Ecco, qui ti ho messo quella che era la vecchia norma che consentiva il vecchio calcolo dei ponti termici nel lontano 2008, 2010, 2012. Addirittura nel 2008 il ponte termico sugli edifici esistenti era possibile calcolarlo con una maggiorazione percentuale sulla trasmittanza specifica di quella determinata struttura. Ora non è più possibile, già da molti anni non è più possibile utilizzare quel tipo di calcolo, ma poi si sono utilizzate varie tipologie di calcoli successivi. C'era una norma specifica che dava i valori dei ponti termici secondo un abaco predefinito e quindi uno prendeva questo abaco e andava ad inserire il valore suggerito da questo abaco a seconda del ponte termico. Quindi se c'era un isolante esterno, interno, in mezzeria, senza che ci fossero diciamo così misure specifiche, quindi valori caratteristici per esempio di quell'isolante, di quella stratigrafia, di quella muratura, uno prendeva quello psi che era caratteristico di quel ponte termico e lo psi era sostanzialmente indicato a seconda che i calcoli venissero fatti a superfici esterne, intermedie o interne. E anche qui ti parlerò dopo di cosa vuol dire calcolare a superfici interne, esterne o interne. Dopo di questo c'è stata un'ulteriore evoluzione, ovvero ci si è incominciati ad affidare a degli abaci che andavano a incrociare anche alcune caratteristiche termiche
delle stratigrafie vere e proprie, quindi che tipo di muratura c'era, quindi come era caratterizzata quella muratura, che tipo di spessore aveva, che tipo di trasmittanza aveva, che isolante era stato inserito, che tipo di isolante era stato inserito, quale lambda aveva, quale trasmittanza aveva, quale spessore aveva. Ed ecco che incrociando questi valori sono nati degli abachi, anche implementati proprio all'interno dei software, che con queste semplici informazioni ti vanno a dare un valore psi specifico molto più preciso, perché tiene conto anche delle caratteristiche dei materiali. Ad oggi è possibile utilizzare questi abachi oppure fare un calcolo ad elementi finiti. Per fare un calcolo ad elementi finiti, ovviamente ti devi dotare di un modulo apposito, mentre quasi tutte le software house hanno un modulo che alcune hanno a pagamento, alcune hanno già compresa all'interno del modulo base per fare gli APE e le legge 10, in cui vanno a implementare questi abachi di cui ti ho parlato proprio in quest'ultima parte di questa video lezione. È molto semplice utilizzarli, ti farò vedere come andare a utilizzare gli abachi, non ti farò vedere il calcolo ad elementi finiti perché è vero che è sicuramente il più preciso, ma impiega veramente ti farà impiegare molto molto tempo e quindi dovrai in qualche modo diventare esperto nella gestione di questi ponti termici. Esiste anche un modulo completamente gratuito che permette di calcolare ad elementi finiti tutti i ponti termici. È sicuramente più complesso perché non è stato sviluppato in maniera grafica accattivante o non essendo commerciale, quindi non essendo a pagamento, è stato sviluppato in maniera un pochino più, chiamiamola così, universitaria e quindi è più complesso metterci le mani. Questo modulo si chiama TERM, è gratuito e ti permette attraverso alcuni accorgimenti proprio di andare a calcolare ad elementi finiti tutti i ponti termici. Quello che ti consiglio di fare è se vuoi diventare uno specialista di questa materia, se vuoi approfondire anche tutte le tematiche dei ponti termici, di dotarti assolutamente del modulo della software house che sceglierai per fare APE, legge 10, eccetera, del loro modulo per calcolare ad elementi finiti i ponti termici e incominciare a metterci mano per utilizzarlo. Sinceramente, per fare un ponte termico, soprattutto per i ponti termici su edifici esistenti, quello che faccio io è utilizzare sempre l'abaco che mi fornisce il software. E all'interno di questo corso ti farò vedere esattamente come uso io quel determinato abaco e quali sono i ponti termici che vado assolutamente ad inserire. Quali vado ad inserire, te lo dirò in un video ad hoc, in una lezione ad hoc. Ti dico però che ovviamente più ne inserirai, più sarà preciso e dettagliato il tuo calcolo. Come ti dicevo prima, il calcolo dei ponti termici può essere fatto a superficie esterna o a superfici interne. Perché questo? Perché alcuni software calcolano le dispersioni e quindi tutte quelle componenti che fanno parte del bilancio energetico, alcuni a superfici esterne, alcuni a superfici interne. È ovvio che quando calcolo a superfici esterne, ipotizziamo di avere un angolo. Ecco, torniamo nella slide precedente. Ipotizziamo di avere un angolo, questo angolo qui. Se calcolo ad elementi a superfici esterne, significherà che questo lato viene preso tutto una volta mentre faccio questo tipo di calcolo della dispersione del flusso di calore e verrà ripreso anche una seconda volta quando prenderò tutta questa superficie per calcolare il flusso termico che invece esce in questa direzione. Se invece calcolassi ad elementi e a superfici interne, mi fermerei, prenderei questa lunghezza e questa lunghezza. Questo angolo non lo andrei praticamente mai a calcolare. Perché dico questo? Praticamente il ponte termico, andare a calcolare il ponte termico, mi va a determinare come varia il flusso in quel determinato punto. Per cui, soprattutto su murature, diciamo, molto vecchie, quel ponte termico d'angolo potrebbe essere negativo se calcolato ad elementi e a superfici esterne, oppure positivo se calcolato a superfici interne. Questo perché va proprio a descrivere come varia il flusso in quel determinato punto. Per cui è il ponte termico, il calcolo del ponte termico, che va a equilibrare, diciamo, il calcolo se viene eseguito a superfici esterne o superfici interne. Ed ecco perché il modulo che ti ho fatto vedere in quest'altra slide andava proprio a determinare quali erano i valori calcolati a superfici esterne in mezzeria.
o di interne. Il tuo software di calcolo, nel suo modulo apposito, ovviamente andrà a prendere il calcolo del ponte termico secondo la metodologia di calcolo, quindi esterno e interne, che avrai scelto tu. Alcuni software permettono di calcolare, di scegliere se calcolare a superfici esterne o a superfici interne. Alcuni calcolano solo a superfici interne, alcuni calcolano solo a superfici esterne. Quindi ti rimando al software che stai decidendo di utilizzare. Ma il calcolo del ponte termico, poi ti ripeto, sarà fatto in maniera sequenziale alla scelta del calcolo, se avverrà appunto a superfici esterne o a superfici interne. Anche per questo video è tutto, spero che tu lo abbia trovato interessante. Prima di salutarti però ti invito a iscriverti al canale, attivare la campanellina e lasciare un like a questo video, perché pubblicheremo tanti altri contenuti interessanti sulla termotecnica e non solo. Ciao!